Il neosindaco di Camerota, Mario Scarpitta, ha nominato i quattro assessori che dovranno affiancarlo nell'azione amministrativa. Così come previsto dal patto preelettorale, ognuno di loro rappresenta una delle quattro frazioni. Compongono il nuovo esecutivo Francesco Calicchio, a cui è andata la carica di vice sindaco, Vincenza Perazzo, Giovanni Saturno e Teresa Esposito. La carica di presidente del Consiglio è stata affidata a Giusy Cammarano, capogruppo della maggioranza Manfredo D'Alessandro, capigruppo dell'opposizione Orlando Laino e Pierpaolo Guzzo. A ciascun consigliere della maggioranza è stata affidata una delega con l'impegno di onorarla nel migliore dei modi e nell'interesse della comunità. Ora che gli incarichi sono stati assegnati, l'amministrazione Scarpitta può iniziare a governare, consapevole del fatto che in cassa non c'è un centesimo e il commissario prefettizio, prima di cedere la guida al nuovo sindaco, ha lasciato in comune una relazione con cui invita l'ente a dichiarare il dissesto finanziario. Il commissario prefettizio in modo forte ci ha chiesto di dichiarare il dissesto del nostro comune, ma noi abbiamo risposto che abbiamo il dovere di verificare se ciò è vero, se ciò è evitabile, e lo faremo fino all'ultima goccia di sudore. La situazione potrà essere chiara soltanto quando avremo un elenco di tutti i decreti, gli atti e tutto quanto. Non è ancora possibile dopo tre giorni, ci vorranno settimane, forse dei mesi. Non appena tutto questo sarà pronto, come ho promesso alla popolazione, con un quadro chiaro andrò nelle piazze e indicherò esattamente la situazione in cui versa l'ente, il comune di Camerota.